Aiosa. Antonioli assente. Bernardi. Dov'è? Sì, c'è. Boccia. Presente. Caponi. Presente. Chittò. Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Presente. Landucci, Presente. Presente. Lanzoni, Nossa, Pastorino, Pennasi, Sente. Pietra, Romaniello, Sente. Teormino, Tittaferrante, Torraco, Sente. Tremolada, Vavassori. Risultano 18 consiglieri presenti e 7 assenti. Si riprende la seduta è valida. Quindi la parola alla consigliera Tita Ferrante. Prego. Allora, in questa mozione in cui sosteniamo che il disagio sociale e lo scadimento dei comportamenti civili sono spesso strettamente legati a fenomeni di maggiore pericolosità e allarme che ledono il diritto alla sicurezza, soprattutto alle fasce più deboli della popolazione, chiediamo che ci sia il Consiglio Comunale che impegni il Sindaco e la Giunta in un piano di promozione della cultura della sicurezza, della legalità e della prevenzione attraverso lo sviluppo del senso civico, con la programmazione di iniziative volte a promuovere il rispetto della cosa pubblica e a potenziare la programmazione di concerto con gli istituti scolastici di corsi di educazione civica. E chiediamo anche che ci siano dei piani di integrazione della comunità di immigrati. Attraverso dei corsi di educazione alla cittadinanza avevamo messo presso le circoscrizioni, cioè presso le sedi, ma questo se è motivo di rifiuto della mozione lo togliamo e diciamo quindi organizzazione di corsi di educazione alla cittadinanza volte a favorire una reciproca conoscenza tra cittadini italiani ed immigrati e promozione di servizi di informazione e aiuto per cittadini immigrati e anche qui senza specificare le associazioni coinvolte, ma lasciarle in associazioni di volontariato e cooperative che già operano sul territorio. Questa è la mozione così concordata. La può Grazie. portare qui al Sì. segretario? Grazie. Quindi allora procediamo, a questo punto andiamo in dichiarazione di voto con la mozione presentata dalla consigliera Tita Ferrante del gruppo Sesto nel Cuore, così modificata e concordata. La parola alla consigliera Iosa, prego. Grazie Presidente, ma visto l'ultima mezz'ora di Consiglio Comunale, io mi sentivo di fare una proposta. Io credo che sarebbe il caso che alla prossima capogruppo vediamo un attimino come proseguire con i consigli comunali che riguardano le mozioni, perché trovo veramente una perdita di tempo il fatto che si arrivi a discutere delle mozioni relative al 2013, dove poi gli assessori dicono questo l'ho fatto, questo l'ho fatto, questo l'ho fatto, questo l'ho fatto.
se no, siccome lo sto facendo e te lo devo spiegare, facciamo un tavolo di lavoro. A questo punto, come capogruppo, guardiamoci le mozioni che rimangono ancora all'elenco e decidiamo che cosa farne, anche perché non è che poi alcune sono scelte politiche e altre non lo sono, perché la proposta fatta precedentemente dall'assessore Piano era stata condivisa da tutti quanti, però votare contro una mozione sulla sicurezza, partendo anche dall'idea che veniva espressa sulle telecamere, quando sul portale di Sesto c'è chiaramente scritto che l'amministrazione si è dotata di telecamere per poter far fronte alla sicurezza, fermo restando tutti i punti cardine della legge della privacy, onestamente mi risulta un pochino incapibile. Altra proposta che volevo fare, visto che tra l'altro del bando di cui parlava prima il consigliere Lanzoni, ne abbiamo avuto onestamente informazione anche come privati cittadini, perché gli istituti di vigilanza privati presenti sul territorio sono venuti a proporre di partecipare a questo bando di Regione Lombardia per l'utilizzo e l'installazione delle telecamere anche nei locali privati. Chiusa parentesi come inciso. Seconda cosa che mi permetto di segnalare è che forse persone come gli esponenti della lista di Sesto nel Cuore potrebbero anche pensare, adesso la consigliera Tittaferrante ci ha fatto presente che ha tolto le sedi di quartiere e il lavoro svolto da Caritas. A questo punto, secondo me, varrebbe molto più la pena che uno presenti direttamente dei progetti agli assessori di competenza e cerchi di portarli avanti e di farli, perché sennò questo qua diventa il giochino delle tre carte. La votiamo, siamo tutti d'accordo, il principio di base uguale, andiamo in commissione e poi vedremo che cosa si farà. Non lo so, secondo me varrebbe la pena nelle commissioni che faremo provare anche un attimino a rivedere il metodo. Perché giustamente prima veniva segnalato, quando vengono fatte delle proposte concrete, le proposte sono irrealizzabili perché non ci sono soldi o perché bisogna valutarli. Quando non vengono fatte le proposte, viene detto comunque che si parla di aria fritta, a questo punto varrebbe la pena tentare con progetti presentati direttamente dai vari gruppi che si sentono particolarmente portati verso determinati temi e cercare di farli in collaborazione con il Consiglio Comunale e con la Giunta, per evitare queste discussioni che poi uno deve togliere due parole per farsi passare una mozione. Non lo so. Sono due suggerimenti, quella della capogruppo comunque poi avremo modo di riparlarne quando ci vedremo. Il nostro voto è favorevole. Grazie. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Sì, grazie. Favorevole. Chiedo scusa. Grazie. Sinistra Ecologia Libertà, consigliere Nossa. Sì, grazie. Noi siamo favorevoli, siamo contenti come maggioranza, anche se parlo a nome di un piccolo gruppo facente parte della maggioranza, di avere condiviso questa proposta con un gruppo proponente perché la ritenevamo positiva. Abbiamo chiesto gentilmente se eliminavano due parole, perché secondo noi non è possibile specificare un'entità singola all'interno di una delibera, perché poi questa diventa delibera, nel senso che bisogna dire le associazioni in generale, non specificarne una in particolare. Questo era l'appunto. Abbiamo fatto velocemente queste modifiche perché evidentemente erano modifiche, diciamo, preparate, però per farle e riportarle alla proponente bisogna per forza fermare un attimo il consiglio e dare alla proponente, perché è lei che deve accettare le modifiche e di conseguenza farle proprie, se così è, come gentilmente, ripeto la parola gentilmente, ha fatto. Volevo evidenziare sul capitolo bullismo, che era scritto ed è scritto in fondo, a metà, diciamo, dei punti cardini finali della delibera sull'impegno, che l'assessorato alle pari opportunità su questo tema è già avanti col lavoro, nel senso che ci sono già dei progetti ampiamente sviluppati che sono, come dire, inoltrati già nella nostra città e che stanno, come dire, trovando terreno fertile nelle proposizioni, quindi nell'essere propositivi su questo terreno. Purtroppo forse trovano terreno fertile anche dal lato del bullismo, perché purtroppo è un fenomeno sempre più in voga e sempre più in margine, che porta sempre più in margine i giovani in questa società. Grazie.
Grazie consigliere Nossa. Gruppo Movimento 5 Stelle, consigliere Cremonesi. Va bene, voto favorevole. Grazie. Grazie. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere Di Stefano. Favorevole, grazie. Grazie. Gruppo Verso Sesto, consigliere De Noia. Favorevole, grazie. Grazie. Sesto nel cuore, consigliere Titta Ferrante. Prego. Sì. No, siccome il collega Nossa ha voluto precisare, allora io tengo a dire questo, che Caritas non è né un'associazione né una cooperativa e pertanto doveva per forza essere specificata. Non è Caritas non è né un'associazione né una cooperativa. Se qui metto associazione e cooperative automaticamente escludo Caritas perché non rientra in quelle due. Però per evitare di avere una seconda mozione per una parola rifiutata, allora io accetto di togliere Caritas, quando invece Caritas per me era decisamente pertinente, visto che ha un ruolo importante all'interno della città, è presente in tutte le parrocchie che sono 11, quindi mi meraviglia fortemente questa, però arriviamo anche a dare evidenza di quello che è il lavoro che Caritas ha svolto e che continua a svolgere nella città. E comunque siamo favorevoli. Grazie alla consigliera Titta Ferrante, gruppo Partito Democratico, consigliere Bernardi, prego. Sì, il nostro voto con le modifiche approvate è favorevole. Due considerazioni partendo dalle cose che diceva la consigliera Iosa. Il problema è che questo tipo di mozioni sono, come si è evidenziato, hanno l'approvazione quasi totale del Consiglio Comunale. La consigliera Iosa prima proponeva un metodo di lavoro diverso rispetto a come valutare questi strumenti di lavoro, perché devono essere strumenti di lavoro che servono da pungolo sia all'amministrazione sia al Consiglio Comunale per poter procedere con percorsi condivisi. Allora, a me non interessa votare mozioni che servano per mettere bandierine o per servire come possibili titoli sui giornali. A me servono, a me e al Consiglio Comunale, penso in generale, servono strumenti di lavoro concreti per ottenere risultati. Quindi sarebbe molto meglio valutare in capigruppo come progetti di lavoro questo tipo di mozioni con questo spirito. Noi siamo favorevoli, come eravamo favorevoli all'impianto del ragionamento della mozione di prima del gruppo Sesto del Cuore. Ecco, evitiamo per un futuro di usare le mozioni appunto come bandierine da apporre in Consiglio Comunale. Grazie. Grazie al consigliere Bernardi. Un attimo di attenzione, mettiamo in votazione la mozione numero 25 presentata dal gruppo Sesto nel Cuore, così come modificata, come risulta agli atti. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 18, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevole 18. Il Consiglio approva all'unanimità. Ma io direi, visto l'orario e per non superare la mezzanotte, come abbiamo sempre sostenuto nei capigruppo, direi di fermarci qui. Grazie a tutti e buonanotte. La seduta è tolta.